Negli Stati Uniti ottobre è il mese dell'Italian Heritage e sono molti i personaggi che dall'Italia vanno in America per celebrazioni ed eventi dedicati alla cultura e alla storia italiana. Nella Grande Mela cresce l'attesa della comunità italoamericana per l'annunciato arrivo delle attrici Imma Pirone e Daniela Ioia. Le due protagoniste di Un posto al sole saranno ospiti del New York Canta, il festival della canzone italiana a New York organizzato da Tony Di Piazza. Patrimonio italiano, che sarà presente anche all'evento in programma il 13 ottobre all'Ocean Theater di Brooklyn, è andato a farle visita sul set napoletano della soap. Ciao a tutti innanzitutto e niente, guardate qua, c'è il Vesuvio alle mie spalle che mi protegge. Vabbè, Napoli è la mia città, io la porto dentro di me, quindi e la esprimo in tutto ciò che faccio, quando parlo, gesticolo, è dentro di me, sempre e comunque. Ed è grande onore e onere rappresentare la mia città all'estero, perché per chi non la vive diciamo, è l'opportunità proprio di dare degli spunti per farla vivere anche a chi non è presente qui diciamo fisicamente, quindi non la può vivere nel pieno come possiamo fare noi e possiamo ammirare questi panorami. Adesso sono emozionatissima e non vedo l'ora di arrivare a New York, sono agitatissima e non vedo l'ora di incontrare tutte le persone che seguono Un posto al sole, tutta la troupe, l'organizzazione, Tony Di Piazza. Il desiderio di abbracciare i fan d'oltreoceano è ancora più forte considerando l'affetto già mostrato a distanza. In tanti mi hanno scritto in privato da New York. Beh, facevano i complimenti, magari persone di Napoli che vivevano lì dicevano: per noi Un posto al sole è tutto, ci fa tornare a casa, è bellissimo guardarvi la sera e siete di famiglia. Sì, anche da New York mi hanno scritto in tanti e quindi io non vedo l'ora di arrivare in questa fantastica città che amissimo, per abbracciarli tutti, conoscerli e stare insieme, divertirci e condividere un po' di Napoli che vi porteremo. Umili, esplosive e determinate, così appaiono fuori dallo schermo le due attrici che, entrate nella soap in punta di piedi, in poco tempo hanno fatto crescere i propri personaggi fino a farli diventare protagonisti. Rosa Picariello è entrata, sì, veramente era un personaggio minore e poi piano piano ci siamo accorte che funzionavamo insieme, un giusto connubio fra fortuna, sicuramente tanto impegno. Io affronto il mio lavoro sempre con tanto impegno, serietà, dedizione e quindi questo forse, non lo so, ha creato proprio una sinergia fra me e il personaggio e ci siamo trovate molto bene. Ho sempre avuto l'obiettivo quello di lavorare in televisione e in cinema. Poi è arrivata comunque la mia occasione ad Un posto al sole, sono entrata come figurante, dicevo pochissime battute e poi piano piano invece dopo un anno sono piaciuta ai produttori e così hanno deciso di far crescere il mio personaggio. Sono stata felicissima perché il mio personaggio mi piace tantissimo, è una ragazza che in alcuni aspetti mi somiglia tanto, pure lei è una ragazza umile, gran lavoratrice. E oggi come oggi è una ragazza anche determinata e decisa. Un abbraccio a tutti gli italiani all'estero, vi aspetto. Ciao. Un saluto e un abbraccio forte a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV. Paiu, stonga arrivan.